soltanto per questo malessere che gli impedisce di venire. Tu ci credi? Mi spiace. Credo mi abbia scaricata. Dirò a mio padre di giustiziarlo al più presto. Beh, dividiamoci il mio cavaliere. Ne avrò di cose da raccontare. Non possiamo dividerci tuo fratello. Vedi, io lo trovo molto attraente. Ma è fidanzato, vuole sposarsi. Questo non vuol dire che non possa ballare con me, giusto? Oh, Matthew, avrei una proposta da farti. Devi giurarmi che non lo dirai a nessuno. Giuro. Allora andiamo. Prego, concedimi questo ballo. No, tesoro. Bene. E c'era un muro di fuoco davanti a noi. E poi cos'è successo? Ho deciso di attraversare il fuoco con la mandria. Era la sola cosa che potessi fare. Oh, sono certa che ti saranno riconoscenti quanto me per averli salvati. Mi hai tolto da una situazione davvero molto imbarazzante. Sei un vero gentiluomo, Matthew. Grazie. E un gentiluomo molto, molto carino. La tua fidanzata è una ragazza fortunata. Sì, infatti. Ma lo sono anch'io. Spero di essere di guarnigione in Colorado dopo il diploma. Non potresti trovare un luogo più bello. O una ragazza più bella da venire a trovare. Oh. Ti chiedo scusa. Io non volevo. Credevo te lo sentissi dire spesso. Non da ragazzi come te. Spero che per allora avrai finito i tuoi studi, così potrai curarmi. Ti servono cure. Potresti rimettermi in sesto se per caso fossi ferito dagli indiani. E perché dovresti combatterli? Ho bisogno di fare esperienza sul campo. È il modo più veloce di fare carriera. Ma il presidente ha promesso la pace se gli indiani resteranno nelle riserve. Detto tra noi, i generali Sherman e Custer considerano il presidente uno sciocco sentimentale. E tu che cosa pensi? Per quanto ingiusto, gli indiani devono accettare il loro destino. Non vedo motivo di posticipare il momento dello sterminio, che tanto arriverà.